Nelle sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino si inaugura il 15 di dicembre questa mostra di arte contemporanea, l'arte contemporanea nelle antiche dimore, curatrice la professoressa Giulia Sillato. Allora, che cosa si propone con questa esposizione a Urbino? Allora, è vero che la 27esima edizione dell'arte contemporanea in antiche dimore è un evento itinerante ormai consolidato, oserei dire storico, però qui a Palazzo Ducale di Urbino si veste di un altro titolo, e questo titolo è il metaformismo. Il metaformismo è una ricerca alla quale sono approdata dopo lunghi studi durati circa 20 anni. Questa ricerca, approfondita in tutti i suoi aspetti, ha prodotto questo termine da me ideato, un termine che esiste nelle scienze geologiche, ma nell'arte lo introduco io in questo momento. Metaformismo è un nuovo modo di vedere l'arte contemporanea, un nuovo modo che va a sovrapporsi quasi o a correggere termine di astratto, informale, aniconico, proprio per mettere in evidenza quelle che sono le caratteristiche degli artisti di questi ultimi 30-40 anni di storia dell'arte. A mio parere essi sono degli artisti che hanno saputo rendere omaggio alla forma in tutte le sue possibili trasmutazioni contemporanee. Ecco, e di questo aspetto ci si è poco occupati, e me ne sono occupata io, producendo appunto sia questa, chiamiamola, nuova corrente che viene, come dire, dimostrata attraverso questa rassegna di 26 autori, maestri professionisti.